caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Il motivatore di oggi è uno dei più grandi scrittori, narratori e vorrei anche aggiungere uno dei più grandi intellettuali del nostro paese. Una vera pietra preziosa e ho detto appunto intellettuali col rischio di essere stigmatizzato come snob, ma al contrario, il senso di intellettuale per quanto riguarda il nostro motivatore di oggi è il senso più autentico e più elevato, ovvero colui che usa l'intelletto alla sua massima potenza. Sto parlando di Italo Calvino. Se non lo conosci, ti invito a scoprirlo e ti invito a leggere i suoi romanzi che hanno una chiarezza espressiva, una leggerezza che poi Italo Calvino ha teorizzato, ma soprattutto hanno, per quanto mi riguarda, una trasparenza e una freschezza straordinarie. Forse qualcosa hai letto in passato, perché per esempio Marco Valdo era uno di quei testi, di quei romanzi che si leggeva obbligatoriamente e, voglio dire, per fortuna, quando si andava alle scuole elementari, insieme allo straordinario Dino Buzzati della famosa invasione degli orsi in Sicilia. Ma io sono uno della generazione degli anni 70 e quindi inevitabilmente rievoco i miei anni. Ma al di là di questi aspetti autobiografici da cui mi libero subito, vorrei proporti una frase che secondo me ti permette di rivalutare in senso motivazionale anche quella noiosa pratica che era quella e che forse resta ancora quella di, per quanto riguarda i più giovani che vanno a scuola, la noiosissima pratica dell'imparare poesie a memoria. Vorrei precisare che questa frase viene dalla mia memoria. Non l'ho ritrovata in qualche citazione su internet. Ricordo di averla sentita in un documentario su Italo Calvino e una frase che mi ha colpito fortemente, ma che non sono riuscito ad annotarmi e quindi magari non è esattamente quella che ti propongo adesso, la formula esatta con cui la formulò Italo Calvino, ma il senso, ti assicuro, è proprio questo. Ecco cosa dice Italo Calvino sull'importanza dell'imparare le poesie a memoria. Tutti noi dovremmo imparare le poesie a memoria. Così possiamo sempre tenere nella nostra testa soltanto belle immagini, belle parole, bei pensieri. Da questo punto di vista, peraltro, Italo Calvino ci propone una versione letteraria di una tecnica piuttosto utilizzata nella motivazione, nel pensiero positivo, nella crescita personale, ovvero la tecnica della sostituzione. Sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi, i pensieri distruttivi con pensieri costruttivi, i pensieri brutti, le immagini brutte, le parole brutte che ognuno dice a sé, che si ritrova a dire a sé, la cosiddetta conversazione negativa con se stesso, sostituire il tutto con parole, pensieri, immagini di bellezza. Nelle tecniche di crescita personale, per esempio, nelle tecniche di PNL si suggerisce di sostituire i processi di pensiero negativi con i processi di pensiero positivi, rovesciando le conversazioni interiori negative con conversazioni interiori positive. Ma
questa variante che ci propone Italo Calvino, questa variante letteraria, mi sembra altrettanto efficace, anzi forse anche più efficace, perché comunque se io sostituisco il negativo con il suo opposto, io resto inevitabilmente in quello stesso ambito, in quello stesso campo attrattivo, diciamo così, in quello stesso campo di energia. Quindi comunque ho sempre a che fare con quell'elemento negativo. Posso correre sempre il rischio di ricordarmelo. Ma se io penso a una poesia, se io penso a un quadro, se io penso a una scena bella di un film, se io penso a una bella, mi raccomando, musica, ecco che la mia mente e la mia testa, il mio intelletto, si riempie soltanto di bellezza. E anche il ricordo di quella cosa là, che mi aveva fatto diventare così triste, che mi aveva così irritato, che mi aveva manifestato tutta quella negatività che si era poi espansa in me, ecco, quella cosa là è completamente dimenticata. Beh, mi sembra un modo di usare la poesia davvero originale e motivazionale. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.